semplicemente la prima impressione, quello che sembra da come è stato raccontato molto tempo, poi mi ha conosciuto già scritto. E la prima impressione, questo racconto della crisi italiana apre qualcosa di piacevole, oltre che in generale, anche perché coincide soltanto con una generazione, chissà quale. Più lontano, più lontano, che sono in bomba. E la seconda cosa è che ne parlava già Maria Renata, cioè lei si è soffermata di più sulla parte delle regioni, diciamo così, come l'impatto che ha contribuito a questa, diciamo, questa chiamiamola terapia. Io chiedo se per caso è proprio il nostro impianto istituzionale che ha favorito la questione del conflitto. E che rende difficili le politiche di lungo periodo, perché le politiche di lungo periodo presuppongono che inizialmente si paga un conto in termini di consenso e poi si incassa qualcosa sempre in termini di consenso. Un sistema che non consente questi due tempi e che alla prima occasione, penso al caso Ciampi, Prodi, eccetera, eccetera, quando si erano avviati dei processi. Però il processo di risanamento ha un effetto che è impopolare e che non produce effetti, cioè produce effetti che produce solamente sono effetti in termini di consenso e poi dopo, cioè, come mai i populismi, come mai i populismi anche quelli antichi, perché non c'erano soltanto i populisti. Allora mi chiedo se questa relazione istituzionale, diciamo, se può essere un risultato che è stato. Quindi adesso sono tardi, potrebbe essere una